2-2 il punteggio. Riparte ora la sfida con Jameson, che tocca indietro per Sergio, che quindi Jota a gestire subito a triplare. Bene su Lupi e Capponi per il tocco di Fidu. Per il punteggio sul 2-2. La fine di che da Merelle, forte da Nicao. Ancora per Tighe, Fidu. Girare per Jota. Tita tocca in profondità, poi allarga a sinistra per Fidu. Ancora Jota con la punta, con pallone per Davison, attaccato bene però da Nicao che recupera, quindi Lupi. Ancora Nicao, buon dribbling su Davison e poi tocco per Flores, che ha un po' di spazio per la triplare del 23. Faccio per Nicao, ancora Lupi fa girare da Flores, di nuovo il 23. Tocca in profondità per Filetti, la deve difendere dall'arrivo di Ferdi, che poi l'appoggia ancora per Lupi. Nicao prova a allungarsela con la punta, la chiusura di Ferdiche che però già per Lupi, ancora in profondità per Achillelli, buon lavoro di Boa, poi si allunga il pallone con il tacco di fondo, buon rilancio qui di Erbi per buona anche la copertura di Nicao, destra e sinistra, l'appoggio per Lupi, Achillelli, Nicao. Finta su Tidu, Nicao viene dentro a cercare Chilelli, l'anticipo di Tidu, poi shot, gran ripartenza del 23, la chiusura di Flores, pallone buono però per Tidu, Davison, puntare su Lupi, poi ci ripensa, torna indietro, appoggia per Dighe che fa girare, ora Jota, Davison, di nuovo Jota, appoggio per Dighe con Flores che per poco non anticipa, sbaglia il... proprio Flores sul pallone. Contro Nicao, servito il numero 6, il pressing Davison e Jota funziona perché Nicao sbaglia il pallone per Flores e quindi palla laterale per Leonardo con Tidu, già da per Tidu, ora Jota, pallone in profondità per Davison, attaccato forte da Lupi che recupera, poi fallo, forse di Davison, non secondo il direttore di gara, alla fine Nicao, palla laterale per la Lazio, lascia correre Nicao, prova andare su Nicao. Pallone per Chilelli che forse aveva un po' di spazio, poi col destro, deviato da Perdighe. Pallone tra le mani di Erbi, fa ripartire la squadra sarda con il shot, che serve per il tempo Perdighe. Forse un fallo di Lupi. Ricerca con Flores. Successo la squadra ospite, poteva arrivare qui la chiamata del direttore di gara. Spinta netta, danne di Jota, poi Chilelli che prova a girarsi, non trova l'aggancio con la pallone che si perde ancora dalle parti di Erbi, riparte Leonardo con Jota, pallone per Davison, prova a sfidare Lupi, Davison, gran dribbling, poi buona giocata di Davison, riparte con Lupi, sempre Chilelli, Chilelli c'è l'appoggio per Lupi impreciso, recupera Calazzo, Leonardo, pallonetto di Lupi che spinge a due mani Jota, ancora Pannucci, pallone basso acqua. Salto di Acconi, gran dribbling di Acqua, destra e sinistra, col pallone per De Montas. Dribbla ancora, Jota, nel cerchio di centrocampo, ancora c'è il 23. Jota, Flores su di lui, la faccia per De Montas, quindi Panucci, forte la Lazio, attenzione al pressing con Flores che recupera con l'aiuto di Capponi che prova a lanciarsi, fa il fallo, brutto e ruento qui di Panucci che entra in scivolata su Capponi. Stiamo alla barriera, ne vuole due, sono Jota e De Montas, Jota che si stacca, Flores lascia la battuta a Chilelli, Chilelli col mancino, Erbi, poi Flores traversa, ancora occasione enorme per la Lazio, vicina a Capponi, poi c'è indietro per Ruggiere, impostare il numero 7, gira per Capponi, passato da Jota, poi c'è ancora Ruggiere, viene incontro Capponi, occhio al pressing di Jota, che mette a fallo, arriva il giallo anche per Jota, ma cammino facile in questo inizio di ripresa per il basso con Ruggiere che sbaglia, lo scambio con Capponi, con la punta, riesce ad anticipare De Montas, guarda il tocco in profondità, palle per Cubao, recupera Pannucci, che prova a dribblare, tocco per Jota, Jota, Jota! Che dribbla Capponi e poi con la punta mette nel secondo palo, non può nulla partire Leonardo che si porta in vantaggio con il gol del numero 23 a 15 dal termine della gara. Tocco per Ruggiere, gira per Amazawa, ancora Ruggiere,
Capponi viene incontro, ancora già Shota, scambia con Ruggiero, poi prova il dribbling Capponi, il single ball di Shota, poi fare tal, riesce a toccare lungo un buon pallone per Tubau, sì, un aggancio complicato, non troppo, c'è lì per Demirtas, quindi Acco, punta di Acco, va sul mancino, per Demirtas, passando da Mazzaua, recupera la Lazio, non sbaglia, tocco Tubau, quindi Panucci, Tubau, gran giocata di Venezia, qui Tubau con il sombrero, di Panucci, si schiata il fallo. Quarto fallo del secondo. Da lì per Capponi, incontro a Mazzaua. Mazzaua le pinte su Demutas, ancora Capponi, fida Ezzi, ancora da Mazzaua. Tubau, campo di spazio, servito il 14, l'appoggio per Ruzier. E incontro Capponi. Ancora Mazzaua. Fatto movimento per la Lazio. Capponi, seguire ad Mazzaua, che ha puntato di andare in profondità. Benvenuto incontro. Ruzier, uscita di Panucci. Su, anticipo, quindi. Palla laterale per la Lazio, Capponi, il movimento di Amazzaua, scivola Capponi, riesce però comunque a tenere il possesso, a fuggire dietro a Pardal, che cerca il movimento di Tubau, ma addirittura in porta Pardal, leggermente lungo, Tubau, dietro per Ruggiero, Amazzaua viene incontro, Capponi si libera bene, Capponi non ha spazio per concludere col mancino, poi prova, cercare... ancora 13:43, da giocare nel corso della ripresa, ricordiamo Leonardo che è tornato in vantaggio grazie al gol di Jota, 3-2 per i saldi. Mazzaua prova a passare per Ruggier, pallone lungo, lo viene in campo per Ruggier, Capponi tocca il movimento dentro di Tubau che si gira e conclude, buona lenta qui la difesa di Leonardo su Tubau, c'è la girata alla grande sul mancino, non ha trovato lo spazio per concludere, allora Mazzaua c'è dietro a Ruggier. Tocco per Tubau, Panucci su di lui, Tubau, faccia per Ruggiero e calcia la deviazione. E di Demurta, non Tubau, tocco dietro per Ruggiero, ancora Tubau, la finta, Mazzaua dentro, lungo. Il pallone per Tubau, il pallone laterale con Acco. Il contro di Lucas, pallone per Panucci. Finta della numero 11, su Mazzaua, per appoggio per Ermini. Cerca il lancio lungo a cercare De Muta, copre Ruggiero, pallone lungo, Michiao, finisce proprio ora il numero 6, dribbling all'interno, pallone per Amazzaua, incontra ancora Michiao, servito ora a sinistra, sfida ancora De Murtas, va sul destro Michiao, appoggia poi ad Amazzaua che fa girare da Ramon Tubau. Panucci su di lui, Tubau cerca Ruggiero, consola, gli restituisce Tubau, profondità per Michiao, il fallo laterale è per la Lazio, questo qua sembrava l'ultimo tocco di Michiao sulla chiusura di Panucci, non secondo il direttore di gara, allora Michiao per Tubau, la chiusura di Ezzi, prova a lanciarsi in contropiede Leonardo con De Murtas che riesce a toccare con la punta per Ezzi che non trova con il tocco di Acco, palla che diventa comunque buona per Michiao, Flores, Lupi, Nicao mi si propone, Lupi va in profondità da Chilelli che fa girare per Nicao. Poggia ancora per Flores, Lupi, profondità da Chilelli, attaccato ancora forte da Panucci, Chilelli rischia e perde il pallone, attenzione Ezzi che si lancia contro Flores, Ezzi tra le finte, alla fine il fallo, secondo il direttore di gara di Flores, di punizione, proprio il numero 23, l'autore del gol del 3-2, Jota. A cercare la porta Jota, trova l'opposizione di Chilelli, poi per Lupi, appoggia dietro a Erbi, viene incontro Jota, Erbi va in profondità, la chiusura di Lupi, attenzione al possesso Lazio ora con Chilelli, esce forte Jota, sì. L'inserimento di Lupi, pallone lungo, Leonardo dall'out di sinistra in zona difensiva. Fuori Chilelli, dentro Ruggiero, ancora Jota, mette subito il movimento De Murtas che restituisce il pallone al 23, ancora Jota. Appoggio per Acco, di nuovo il 23, bella palla in profondità, l'anticipo però secco di Nicao, Nicao col destro, largo la destra di Erbi, mette in profondità, appoggio poi per Perciche che viene pressato da Flores, la palla laterale in favore di Leonardo, è riuscito a tenere il possesso, quindi proprio Perciche, appoggio per Erbi, pressato da Ruggiero, sale presso il Lazio, tocco per De Murtas che prova a far correre Acco, l'anticipo di Pardal, tocca poi per Lupi, di Nicao, evita De Murtas servendo Flores, è rientrato Chilelli, Flores cerca il dribbling, si allunga la sfera, si
palla laterale con Flores che si impegna, Flores in qualche modo recupera gran grinta del numero 10, alla fine la Flores sbaglia, la Lazio riparte Leonardo con De Murtas che gestisce all'indietro per Sciota, poi per Piqué, ancora Sciota, vinta di Sciota, i danni di Nicao, e poi per Tidu, ancora Nicao riesce a anticipare Sciota per Chilelli, la risposta di Erbini, gran giocata, poi ancora Lazio in area di rigore, Flores non ha spazio per concludere, il pallone per Lupi, quindi Nicao si deve girare, Nicao! Flores, la rincorsa lunga, Flores la parata di Erbini, dice di nuovo il numero 10 per la ripartenza di Leonardo, ipnotizzarlo Erbini, gran partita del 22 di Leonardo, poi il pallone lungo qui per De Murtas, il pallone chiaro, Chilelli prova a girarsi di fisico su per Piqué, ancora Chilelli, l'appoggio lì per Nicao che fa girare da Flores, per il 10, saltare Tidu, blocca Erbini, fa ripartire veloce Sciota, un po' di prima di Sciota per De Murtas che tiene in campo il pallone, buon lavoro di Sciota, allora per Piqué, poi c'è ancora per il 23 col mancino da De Murtas che prova a girarsi con la sua alta, forse una trattenuta su Nicao, deve stare attento il recupero di per Piqué, Nicao prova a uscire, c'è fallo per il direttore di gara, poi per Piqué prova a conquistare un calcio di punizione, alla fine fallo laterale e per la Lazio è leggero, dopo della sedia celeste. Ora Capponi per Nicao, riparte ancora la Lazio con Flores che appoggia a destra a Lupi, pallone in verticale per Chilelli, Chilelli prova a servire dentro Lupi, la chiusura di Perdighe che prova a difenderla, ancora Perdighe prova ad alzarsela a rilanciare, attenzione a Tito che arriva, Flores a gestire questo pallone, lo copre bene, esce sul Pudalla che ha toccato per Flores, tocca a sinistra per Lupi, ancora 40 da giocare. Capponi, centro di centrocampo, viene a giocare Lupi, ma pallone per Chilelli, cerca il tocco per Flores che va in porta, Lupi ancora respinge, poi per il posto di De Murtas per Leonardo, Flores, tocco per Capponi, ancora Flores, vinte su Sciota, tocco per Lupi che va in verticale da Chilelli, con tacco prova a restituire a Lupi, attenzione al recupero di Leonardo che si lancia con Sciota, Sciota! Apre troppo il destro, grande occasione il contropiede per Sciota, la difende con il fisico, ancora da Perdighe, appoggio per Lupi che con la punta non porta, arriva il pareggio della Lazio, il gol del capitano Jacopo Lupi, 3-3 al Palacenze, non è finita, ora il dribbling, attenzione di Panucci che prova subito a lanciarsi, Panucci battaglia, riesce a tenere spinta, la gestisce la Lazio con Ruggiero, chiede calma Ruggiero, poi c'è Vera Amazawa, quindi Lupi in profondità da Ruggiero, l'anticipo di Amazawa, quindi Panucci prova a girarsi su Lupi, buona il dribbling, forse un fallo di Ruggiero, non si gioca, il tocco di Lupi per Capponi, e gran chiusura di Acqua, le protesse, Lupi dalla bandierina, contro Amazawa, tocco per lui, l'anticipo di Sciota, quindi Amazawa, allora che va fuori, poi bene per Panucci, esce un po' su di lui, Panucci deve gestire, Lupi recupera la grande, pallone di Pardalla, proprio per il 7, l'anticipo, secco di testa di Arco, buone dribbling di Panucci, Davison, Davison cerca la porta, alla fine l'ultimo tocco è di prima della metà campo, e quindi controfallo con Ruggiero che tocca all'indietro per Nicao, rientrato sul terreno di gioco al posto di Chilelli, Amazawa prova il dribbling fino a poccia Nicao, in verticale da Tubau, la difende dall'arrivo di Panucci, ancora Nicao, incontra Amazawa, pallone per Ruggiero, Amazawa si inserisce alla grande, Amazawa riesce ad appoggiare all'indietro per Ramon Tubau, le finte su Panucci, quindi Nicao viene incontro del team, con i piedi riesce a dire di la squadra di casa, ancora 6 e 28 da giocare, 3-3 punteggio a Palacenza, Nicao fuori per Tubau e il B, la gran prestazione della 22 di Leonardo, Tubau poggia dietro per Nicao che va in porta, non trova lo specchio, il De Murtas pressione da Nicao, poggia all'indietro per Acqua, va a girare da Sciota, per Ruggiero su di lui, Sciota le vinte del 23, Sciota riesce a passare, gran giocata di Sciota dentro, il gol di Leonardo di De Murtas, si riporta in vantaggio la squadra sarda con il gol di De Murtas, gran giocata di Sciota, che pallone a Ruggiero, grazie, una gran palla sul secondo palo, ora Nicao, male su Paola, dice
anticipo secco di Panucci, fatto dietro ad Acqua, pallone in profondità, uscito da Nicao, faccia vedere Amazawa, la fa girare da Ramon Tubal, finta su Panucci, Tubal, va sul mancino, ricorda ancora Tubal, sempre Panucci su di lui, quindi Nicao, attaccato da Ciota, Amazawa, va col mancino dentro, a cercare di siedere, Ciota, l'anticipo secco di Amazawa, quindi Nicao, Tubal, difende sull'arrivo di Panucci, Tubal ancora la direzione. Abbiamo del numero 11, fallo laterale in favore della Lazio. Cerca movimenti in profondità, quindi appoggia a Ciota. Movimento di Demurtas, l'anticipo di Ruggiere, riesce a tenerla Demurtas, è un arco che si lancia a Panucci, rischia tantissimo che il 20 di HCS, che riparte comunque con Tubal, dribbling su Panucci, fa la conclusione. Quindi Flores, il cerchio di centrocampo, vuole il movimento di Ghilelli, serve invece Capponi a sinistra, buone dribbling di Capponi, torna indietro, non c'è fallo, quindi Demurtas riparte, Leonardo con Demurtas, Bardal, grande uscita, poi Panucci, Panucci col destro e pallone per Ciota! Il gol del 5-3 di Leonardo, la doppietta di Ciota! Il gol di Leonardo si lamenta, la panchina laziale voleva un fallo, su Leonardo. Ghilelli tocca all'indietro per Lupi, Flores, ancora Lupi, scambia con Flores, poi per Capponi, pressing di Ciota, ancora Flores, tocco per Ghilelli, riesce a difenderla dall'arrivo di Panucci, quindi Flores sbaglia, possessa la Lazio, ancora riparte ancora Leonardo con Ciota, Ciota supera Capponi, pallone dentro, non arriva, che tocca per Capponi, le finte di Capponi su Demurtas, la appoggia ancora per Flores che va verticale da Ghilelli, si gira alla grande Ghilelli, è via, ancora Ghilelli, ancora è via, a dire di no poi Ciota, appoggio poi per Lupi, grande occasione per Ghilelli, ancora è via, a dire di no, uno dei migliori davvero, il numero 22 di Leonardo, che bella giocata di Flores, un bello stile, il doppio passo su Ciota. Ancora Lupi in verticale, male da Ghilelli, recupera Leonardo che riparte, che Murtas appoggia dietro a Tidu, Ciota, bene, in verticale per Tidu, pressing di Ghilelli, riesce a passare in velocità, era riuscito anche a evitare l'uscita di Bardal, lascia spazio alla ripartenza di Leonardo alla ricerca del gol che darebbe la speranza in questi minuti finali, Capponi, fino ancora a Tidu, le finte del 13, il pallone per Flores, viene incontro Lupi, ancora Flores, sa che fare con il pallone, alla fine serve Ghilelli, buon lavoro di Ghilelli che alla fine però perde la sfera sul pressing di Panucci, riparte ancora Leonardo, sbaglia stavolta Ciota, quindi Ghilelli era di rigore, arriva la chiusura di Panucci, quindi ancora possesso per Leonardo, 2.40 da giocare, Panucci, poggia per Tidu, ancora Panucci in profondità, cercare il movimento di Demurtas con la testa, Bardal addirittura anticipare Demurtas, quindi Capponi, le finte di Capponi, riesce a passare da destro, fa una punizione, dal limite, fallo di mano, fallo di mano. Parte Ghilelli, vediamo se riesce a battere il tiro. Il gol di Daniele Ghilelli riapre la sfida, 2.30 dal termine la Lazio, il tempo di 5 minuti finali alla ricerca del pari, riparte Leonardo con Panucci che tocca per il Ciota, prova il dribbling sul Capponi, fallo laterale in favore di Leonardo, riceve il numero 13 che poi appoggia per Flores e si allarga a destra, riceve nuovamente Capponi attaccato da Acco, quindi Flores, Ciota su di lui, Lupi, gira ancora per Flores, di nuovo Lupi, e Cachinelli perde palla alla Lazio, Ciota, Ciota contro Bardal, il tocco sotto di Ciota e il gol di Leonardo che si riporta a più 2 al minuto e mezzo dal termine, gran gol di Ciota, tripletta personale per il numero 23, gran gol. Adesso lascia il campo in favore di Perdini, ovviamente più difensivo, il numero 17. Adesso è entrato Nicao, portiere di movimento, Lazio di nuovo sotto di due reti però. Ora Lupi, Flores, cerca subito la conclusione, la squadra biancoceleste, Lupi, possesso, Flores cerca dentro Nicao, appoggia per Lupi col mancino, forse il fallo di mano di Tidu, il secondo direttore di gara.
andando tutti a difesa di questo risultato. Flores tocca per Nicao, ancora Flores, c'è Lupi da solo, 49 secondi al termine, Capponi viene bene incontro a Tubao, appoggia ancora per Lupi, Nicao a cercare la porta però la Lazio, Nicao, Lupi, ancora Nicao, Flores, buona la difesa di Leonardo Capponi, via, poi a dire di nuovo, poi Capponi, la grande uscita di Titu, cerca, deve gestire il possesso Leonardo. Panucci, tocco per Erbi, col mancino va a servire per Di, che lancia lungo dalle parti di Panicolo, Flores, c'è nel campo Margalla, rientra in Italia, Flores dentro per Tubao, Tubao col mancino, andi al termine, è chiamato un time out, parte dalla squadra ospite. Lungo a cercare De Muntas che devia di testa, pallone che si perde tra le mani di Pardal, 9 secondi al termine, Capponi, vediamo se cerca un'ultima conclusione alla Lazio, Capponi va sul mancino, poi l'appoggio la Ferruzziere che cerca la conclusione, la gara al Palacens, vince Leonardo, 3 punti in trasferta pesantissimi per la squadra sarda, finisce 6-4 in favore degli ospiti, mattatore di giornata Jota, gran secondo tempo di Leonardo, 3 gol e un assist da Adriano Bellini.